Oggi sono qui a Palermo a questo convegno di intelligence e sicurezza per portare sempre la nostra innovazione, ovvero la nanotecnologia. La nanotecnologia non è solamente per i beni culturali e per tutelare chiaramente le superfici chiaramente generiche, ma la nanotecnologia è ottima anche per la sicurezza, tant'è che dalle mascherine che abbiamo trattato in nanotecnologia per la presenza del Consiglio e il Ministero della Difesa, stiamo passando chiaramente alla tutela di tutto quello che può essere l'armamentario, comunque della difesa, ma non solo. Parliamo di auto, protezione delle auto, protezione degli elicotteri, protezione delle navi. Questo per evitare la corrosione sia della salsedine, sia dagli attacchi batterici e chiaramente dall'usura.